Autobus turistici e mezzi pesanti. Da domani sulla statale Regina entra in vigore l'ordinanza che limita i passaggi nel tratto compreso tra Colonno e Ossuccio. In sintesi, il mattino dalle 6.30 alle 14 il transito è vietato in direzione Como. Viceversa, dalle 14 alle 19.30 i veicoli con una lunghezza superiore a 9,10 m non possono viaggiare dal capoluogo Lariano verso Tremezzo. Il provvedimento definito dall'ANAS in un'ordinanza è pensato per ridurre il più possibile il rischio di caos nelle strettoie di Colonno, Salacomacina e Ossuccio. In questi punti l'eventuale incrocio tra mezzi pesanti e autobus che viaggiano in direzioni opposte rischia inevitabilmente di creare intoppi e blocchi della circolazione. L'ordinanza che regola il transito dei mezzi di lunghezza superiore a 9,10 m entrerà in vigore domani e sarà valida fino al 31 ottobre prossimo. Sono esclusi dalle limitazioni le forze dell'ordine, i mezzi di soccorso, gli autobus del servizio pubblico, i veicoli della raccolta rifiuti e che effettuano lavori per l'ANAS. Eventuali ulteriori richieste di deroghe devono essere presentate alla polizia locale di Tremezzina. Domani intanto sulla statale Regina torneranno in servizio anche gli osservatori del traffico che vigileranno sui punti maggiormente a rischio caos. Un ulteriore aiuto dovrebbe arrivare anche da un nuovo semaforo intelligente che entrerà in funzione nella strettoia di Ossuccio per regolare il passaggio dei mezzi pesanti. L'ordinanza e gli osservatori permetteranno di regolamentare il traffico nel tratto tra Colonno e Ossuccio, sottolinea il comandante della polizia locale di Tremezzina, Massimo Castelli. Questo diventa più che mai necessario in un periodo in cui aumenta notevolmente il numero di autobus turistici e anche di mezzi pesanti adibiti al trasporto merci nei paesi più frequentati dai visitatori.